small town with a very large imagination. Lay alone in his room with his radio on, looking for another station. But when the static from the mouthpiece gave away to the sound below, James Dean went out to Hollywood and put his picture in a picture. Un cordiale benvenuto dal vostro Daniele Scarampi, alla nostra consueta rubrica di cinema, Cinemax o di Senza Vicinoni. Oggi ci occupiamo di una delle pellicole che si contenderà il titolo di miglior film e non solo, alla prossima notte degli Oscar, assieme a The Millionaire, ad esempio, di Danny Boyle. Milk è l'opera ultima di Gus Van Sant, l'autore di Paranoid Park, che tratta un tema molto controverso, molto spinoso, delicato, ma con grande, estrema maestria. Milk è la vera storia di Harvey Milk, consigliere comunale a San Francisco degli anni 70, il primo ad aver dichiarato pubblicamente la propria omosessualità e ad aver lottato per i diritti civili dei gay della sua città. Diventa infatti Harvey Milk militante per i diritti civili degli omosessuali, degli esclusi e dei ghettizzati, e viene ucciso, tra l'altro, curiosamente, da un rivale politico insieme al sindaco della città per motivi totalmente estranei dalla propria lotta. Un film delicato e prorompente al tempo stesso, interpretato da uno straordinario, a mio parere, Sean Penn, che si dimostra ancora una volta attore versatile e di razza, ma anche da un cast, oltre a Sean Penn, di tutto rispetto. Emil Hirsch, ad esempio, che Sean Penn tra l'altro aveva diretto nel gustosissimo e bellissimo Into the Wild, James Franco, ma anche Josh Brolin tra l'altro anche il candidato alla statuetta come miglior attore non protagonista nella prossima notte degli Oscar. Gus Van Sant quindi intraprende, dedica un intero film, un intero lungometraggio ad un personaggio controverso ma nello stesso tempo amato. Ricordo una delle ultime sequenze della veglia funebre di Harvey Milk dopo l'uccisione, che ricorda in qualche modo, con i dovuti paragoni, un po' alla veglia funebre della morte di Gandhi, con una strada coperta da persone a perdita d'occhio con le fiaccole, proprio per dimostrare tutto il loro estremo affetto a un personaggio amato soprattutto non solo dalle persone che difendeva, ovvero gli omosessuali, ma anche da tutte quelle categorie mistrattate come i neri, i portoricani, che da sempre, che hanno sempre avuto, e soprattutto in questi turbolenti anni 70, difficoltà di inserimento nella società americana. Un film ottimamente recitato, ottimamente diretto e con una sceneggiatura veramente efficace, mai sopra le righe, mai scade nel banale, pur trattando un tema spinoso e veramente delicato. Complimenti a Gus Van Sant, ma soprattutto a Sean Penn, che vedremo se riuscirà a spuntarla e a intascarsi la statuetta nella prossima notte degli Oscar. Un arrivederci da Daniele Scarampi, ancora per un appuntamento alla prossima puntata di Cinemax Odissea di 16 noni. James Dean went out to Hollywood and put his picture in a picture show.